Provvedimenti idonei per fermare le richieste di ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico dovranno essere assunte entro mercoledì dal Consiglio regionale. Per il programma Scuole Sicure, Isernia può contare su 270.000 euro approvati progetti esecutivi dai tecnici comunali Pentri. Temperature anomale, quelle che stanno investendo anche il Molise, clima mite e poche piogge influiscono sulle coltivazioni, l'analisi di Coldiretti. Il Campobasso con la vittoria contro la Miternina agguanta la quarta posizione in classifica, pesante sconfitta dell'Isernia a Pesaro, l'Agnone cede di misura a Fano. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Entro mercoledì 13 il Consiglio regionale del Molise dovrà prendere provvedimenti idonei per fermare le richieste di ricerca di idrocarburi nel mare Adriatico, richieste di trivellazioni pervenute al Governo nazionale. Con la legge di stabilità in vigore dal 1 gennaio la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul referendum no trivelle nell'Adriatico centrale, sostenendo che l'emendamento introdotto dal governo non soddisfa la richiesta referendaria. La modifica voluta dal governo Renzi allunga la durata, congelandoli in attesa di tempi migliori. Le regioni e i cittadini possono esprimersi sull'opportunità che tutti i titoli minerari siano sulla base di un piano elaborato congiuntamente dallo Stato e dagli enti sul territorio. È necessario quindi che tutti i consigli regionali, come l'Abruzzo e il Molise, sollevino urgentemente un conflitto di attribuzione nei confronti del Parlamento dinanzi alla Corte Costituzionale. Solo in questo modo verrebbero messi in sicurezza gli obiettivi del referendum nazionale in caso di illegittimità e dell'abrogazione del piano delle aree, al fine di poter vedere restituiti a tutti i cittadini contemporaneamente il diritto di salvaguardia, partecipazione e programmazione del proprio territorio sul mare. Il Consiglio regionale del Molise è chiamato ad attivare entro dopodomani, mercoledì, giorno stabilito per il giudizio della Corte Costituzionale, le procedure specifiche per sollevare il necessario conflitto di attribuzione dinanzi ai giudici della Corte e dello stesso Parlamento di Roma. Il coordinamento donne della CISL Abruzzo Molise di fronte ai terribili riprovevoli fatti accaduti a Colonia e a quanto risulta in numerose altre località della Germania esprime sgomento, preoccupazione ferma, condanna e si ripropongono purtroppo un modello di cultura inconcepibile per una qualunque comunità civile, quello di una donna considerata oggetto di rappresaglia e di potere alla stregua di ogni altro bene materiale. Per questo il coordinamento invita le autorità politiche ad intraprendere ogni iniziativa utile a contrastare simili sciagurati atti. 270.000 euro a disposizione della città di Isernia per il programma Scuole Sicure. Sono stati approvati progetti esecutivi dai tecnici comunali Pentri. I progetti esecutivi per la messa in sicurezza e il recupero di alcuni istituti scolastici di Isernia sono stati approvati. Va avanti a Palazzo San Francesco il programma di interventi per le sedi della San Pietro Celestino, la Giovanni XXIII e la San Giovanni Bosco. Tre istituti radicati nella città Pentra e che possono ospitare centinaia di alunni del capoluogo. Complessivamente l'importo delle opere si avvicina ai 270.000 euro e rientrano nel programma straordinario 2012 definito dal Ministero delle Infrastrutture e comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale di Campobasso. Opere che andranno nella direzione della sicurezza antisismica e prevenzione antincendi. Per l'Istituto Comprensivo San Pietro Celestino, nel quartiere di San Lazzaro, le somme a disposizione sono di 55.000 euro. In favore della sede principale di Corso Garibaldi, della scuola media Giovanni XXIII, parliamo invece di finanziamenti pari a 90.000 euro. Infine, per la San Giovanni Bosco, sempre lungo Corso Garibaldi, gli interventi previsti sono di poco inferiore ai 125.000 euro. I lavori previsti nei tre istituti andranno anche ad incidere positivamente sull'occupazione in campo edile, in un'area provata da una crisi congiunturale senza precedenti.
Più di 100 veicoli e una cinquantina di autobus controllati nel corso della mattinata dalla Polizia Stradale di Isernia. Oltre 30 automobilisti sono stati sanzionati perché non in regola con l'uso delle cinture e soprattutto perché sorpresi ad usare il cellulare durante la guida, tanto da non rendersi neanche conto in un primo momento dell'alt intimato dai poliziotti. Un fenomeno, quello dell'uso di smartphone alla guida, che causa sempre più vittime. Avere lo sguardo abbassato sullo schermo del cellulare e le mani occupate per scrivere diminuisce la prontezza dei riflessi per reagire alle situazioni di pericolo che potrebbero sorgere durante la guida. Con decreto del Ministero dell'Interno, da quest'oggi il prefetto Fernando Guida, dopo poco più di 2 anni, lascia il suo incarico nella provincia di Enna per ricoprirlo in quella di Isernia. Questa sera alle 18 all'ex lavatoio di Isernia l'assemblea aperta alla cittadinanza del Comitato Bene Comune Veneziale per discutere e prendere iniziative contro il progressivo disfacimento del sistema sanitario molisano ed in particolare per evitare la progressiva distruzione dell'ospedale Pentro. Temperature miti e piogge assenti in questa prima parte dell'inverno. La Coldiretti analizza le problematiche atmosferiche per le campagne molisane. Molise è la prima realtà del paese nell'emanazione dei nuovi bandi del piano di sviluppo rurale 2014-2020 che consentono alle campagne di usufruire di incentivi per gli insediamenti di giovani all'interno delle aziende agricole. Questo risultato è stato ricordato in occasione della giornata del ringraziamento promossa dalla Coldiretti a Montecilfone. Nell'approfondimento delle problematiche con gli operatori e le istituzioni locali e regionale è stato posto l'accento alle attuali condizioni climatiche dopo un mese di dicembre anomalo, seguito da questa prima parte di gennaio che ha fatto registrare rispetto alla media temperature massime superiori di quasi 3 gradi e precipitazioni piovose assolutamente assenti, che hanno determinato una profonda siccità nelle campagne. Sull'importanza delle infrastrutture della regione, strade, reti idriche e manutenzione del territorio, si sono soffermati i responsabili dei consorzi di bonifica. Tommaso Giagnacovo ha fatto invece il punto sull'incessante attività svolta dalla Coldiretti molisana in tutte le filiere agroalimentari per dare adeguata dignità agli imprenditori e competitività sul mercato alle aziende agricole, aprendo la prospettiva sui prossimi impegni come l'applicazione del nuovo piano di sviluppo rurale. Sono stati firmati questa mattina i decreti sindacali per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della SEA. Il nuovo presidente Stefano Sabatini, affiancato da Enza Iannetta e Gaetano Di Niro. La nomina di Sabatini costituisce un provvedimento nel segno della continuità, considerato che era già presidente del CDA uscente, nel CDA uscente. Con questi ultimi atti, dopo la nomina ad assessore all'ambiente e alla raccolta differenziata di Stefano Ramundo, la SEA è operativa anche politicamente per la gestione del servizio della raccolta differenziata. E continua l'organizzazione da parte del Comitato Unitario per la Salvaguardia della Corte di Appello di Campobasso per l'evento del 19 gennaio in città, quando in serata sarà proposto gratuitamente il concerto del Tratturo. Nel segno di Questa terra deve vivere si svolgerà nella serata del 19 gennaio al Teatro Savoia di Campobasso il concerto del gruppo musicale Il Tratturo, che sarà l'evento centrale di un incontro tra cittadini voluto ed organizzato dal Comitato Unitario per la salvaguardia della Corte d'Appello di Campobasso e della giustizia di prossimità. Il comitato, coordinato dal giudice Enzo Di Giacomo, ha nel corso di pochi mesi trovato l'adesione di tante associazioni e numerosi comitati e davvero di tantissimi cittadini che hanno a cuore le sorti del territorio molisano e che lo vogliono difendere da tutte le previste deleterie dismissioni.
L'evento, nell'idea degli organizzatori, servirà soprattutto per contarsi e tutti insieme essere coinvolti dall'emozione, ma anche dalla rinnovata vicinanza ai valori delle tradizioni della terra di Molise. Un percorso che si indirizza a richiamare la massima attenzione sulla necessità di difendere il territorio della regione ed i suoi presidi, a partire dalla Corte di Appello di Campobasso, la cui paventata soppressione, come si afferma dal Comitato Unitario, causerebbe un effetto domino con danni gravissimi ed irreversibili alle condizioni socio-economiche di chi abita in questa regione e ai suoi presidi contro la criminalità. L'evento, totalmente gratuito, sarà aperto dall'Arcivescovo Metropolita Monsignor Giancarlo Bregantini, che in rappresentanza di tutti gli altri vescovi del Molise e dell'intero Comitato Unitario parlerà al pubblico presente e a tutti i molisani, credenti e non credenti. Da domani è prevista la distribuzione dei biglietti omaggio che saranno disponibili presso la libreria Molise Scuola in via Monsignor Bologna a Campobasso e la libreria Enzo della Corte in corso Risorgimento ad Isernia. L'ingresso in teatro è previsto per le 20:30, numerosi banchetti nell'atrio del Savoia, dove sarà possibile sottoscrivere la petizione popolare avviata dalle associazioni dei consumatori ed aderire alle iniziative del Comitato Unitario. L'evento sarà ripreso anche dalla nostra emittente per essere trasmesso in differita nei giorni seguenti. Ricerca e valorizzazione del territorio, nascita di start-up ed innovazione. Tutto questo in Molise Hub, il polo tecnico giovanile diretto dallo storico Roberto Colella. Si chiama Molise Hub, il polo tecnico giovanile impegnato nella ricerca e sviluppo delle risorse fondamentali del territorio molisano. Un'idea innovativa nata dallo storico Roberto Colella e raccolta con entusiasmo da tanti giovani che hanno deciso di investire le proprie capacità, competenze e professionalità per favorire attivamente il rilancio del Molise. A Pietracupa la presentazione ufficiale di Molise Hub, la presenza di oltre 60 giovani provenienti dai vari comuni molisani. Obiettivo prioritario del polo è quello di sostenere la nascita di start-up di giovani, attraendo sul territorio imprese innovative orientate alla ricerca e alla progettazione nei settori del turismo, agroalimentare, ambiente, sicurezza, urbanistica, informatica, marketing e comunicazione. Un percorso per generare dunque plusvalore per tutta la regione. Da subito ha aderito all'idea il comune di Pietracupa con il suo sindaco Camillo Santilli, ma già altre amministrazioni hanno manifestato interesse per il polo. Accanto al direttore scientifico di Molise Hub Colella, diversi giovani laureati e ricercatori pronti ad offrire il proprio supporto. Il prossimo appuntamento è per il 16 gennaio alle ore 10 nella sede Hub di Pietracupa. Dopo il seminario sui modelli di business e strategie di start-up seguirà la riunione del comitato. In onore di Sant'Antonio Abate anche quest'anno si rinnovano i riti in diverse località del Molise. Tra queste ricordiamo il tipico appuntamento di Colle Torto, dove ospitalità, musica e prodotti tipici fanno da padroni per la festa che si tiene il 17 gennaio. Tradizionali falò nei rioni del paese segneranno l'inizio del carnevale. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Da nuvoloso a cielo prevalentemente stellato per la sera in Molise. Le temperature odierne sono comprese tra i 9 gradi la minima a Campobasso fino ai 17 di Termoli. Ventilazione moderata sud-occidentale, mosso l'Adriatico centrale. Domattina il cielo si presenterà privo di nuvole, valori climatici in flessione. I venti ruoteranno ancora da sud-ovest. Si è giocata ieri pomeriggio la seconda giornata di andata nei campionati di calcio dilettantistici. In Serie D a sorridere solo il Campobasso. Vediamo risultati e classifiche.
Serie D Girone F, Fano Agnonese 1-0, Avezzano San Benedettese 1-2, Castelfidardo Recanatese 1-1, Chieti San Nicolò 0-0, Campobasso Amiternina 2-0, Fermana Jesina 4-1, Matelica Giulianova 4-0, Monticelli Folgore Veregra 2-1, Vispesaro Isernia 3-0. La classifica 45 punti in testa, San Benedettese seguita da Matelica con 39 punti, 37 Fano, 29 Campobasso, 28 San Nicolò, 27 Jesina e Monticelli, 26 Chieti, Folgore Veregra, 24 Avezzano e Fermana, 23 Isernia, 22 Recanatese, 20 Castelfidardo, 19 Vispesaro, 17 Agnonese, 15 Giulianova, 14 Amiternina. Per l'eccellenza Life Venafro 1-2, Casalnuovo Calciodauna 0-5, Cliternina Macchia 1-3, Olimpia Riccia Campobasso 1919 3-3, Pietramonte Corvino Montenere 3-1, Sesto Campano Treppini Matese 0-0, Termoli Rocca Ravindola 0-1, Vasto Girardi Vairano 5-1, Riposa Gambatesa. Classifica eccellenza, 40 punti in testa, Vasto Girardi 39, Treppini Matese 38, Calcio Dauna 36, Venafro 31, Alife 30, Termoli 1920 e Sesto Campano 26, Macchia 24, Rocca Ravindola 21, Olimpia Riccia 20, Gambatesa 19, Montenero 16, Pietramonte Corvino 15, Vairano 14, Cliternina 12 punti, Campobasso 1919 chiude con 7 punti, Casalnuovo. Per la promozione Jelsi Real Prata 1-2, Campo di Pietra San Martino 3-0, Cerce Maggiore Rocca Sicura 1-1, Matese Guglionesi 1-2, Frentania Spinete 1-0, Carullo Petacciato 2-2, Roseto Torre Maiano 0-0, Santeliana Castelmauro 3-0 con il riposo del Baranello. E la classifica della promozione, 43 punti Guglionesi, 36 Campo di Pietra, 33 Frentania, 29 Roseto, 27 Jelsi e Cerce Maggiore, 25 Baranello, 24 Rocca Sicura, 22 Spinete, Torre Maiano e Santeliana, 21 Real Prata, 20 San Martino, 19 Matese, 17 Carullo, 16 Castelmauro, chiude a 15 punti il Petacciato. Ed il Campobasso sale al quarto gradino dopo il successo sofferto contro la Amiternina in rete al Selvapiana 2 Under, domenica prossima trasferta a San Benedetto del Tronto. Vediamo. Il Campobasso porta a 5 la striscia di risultati utili, supera con il più classico 2-0 il fanalino di coda Amiternina e si prepara nel migliore dei modi alla trasferta di domenica nella Tana della San Benedettese. Al Selvapiana arbitra Stampatori di Macerata, padroni di casa in completo bianco con il 4-3-3. Tra i pali Grillo, davanti al quale sono schierati Ferrani, Gattari, Corbo e Di Pasquale, a centrocampo Rinaldi, Grazioso e Bontà. Il tridente offensivo è affidato a Gabrielloni, Tascini e Todino, per l'ultimo è arrivato Lanzillotta solo panchina. Angelone risponde con Pantarotto, estremo difensore, Di Ciccio, Mucciarelli, Lenart e Gizzi nel pacchetto arretrato. A centrocampo Petrone, Marco Tullio e Di Paolo. In attacco Torbidone l'uomo più avanzato, supportato sulle fasce da D'Alessandris e Schiphol. Gabrielloni, dopo 5 giri di lancette dalla mediana, pesca Todino. Il numero 10 arriva sul fondo per il traversone. In extremis gli abruzzesi, in tenuta giallorossa, si rifugiano in corner. La squadra di mister Corradino ci riprova al 19esimo. Grazioso tenta la conclusione dalla lunga distanza. La sfera sorvola la trasversale. Al primo vero tentativo gli aquiliani, dalla corsia mancina, per poco non trovano il vantaggio. D'Alessandris calcia botta sicura, Grillo salva la minaccia sulla linea di porta. Dopo la mezz'ora si rivedono i molisani, la staffilata di Rinaldi termina di poco al lato della porta di Pantarotto. Grosso rischio corso per la Amiternina, poche emozioni fino alla fine di un primo tempo non eccezionale. A inizio ripresa il centrocampista di casa Rinaldi invita alla conclusione di Pasquale all'interno dei 16 metri, ma Pantarotto respinge. Sul pallone arriva Tascini, il quale lo recapita sul fondo. Il Campobasso aumenta le forze in campo e passa in vantaggio al nono minuto. Todino calcia un corner, errore in uscita del portiere, dalla mischia nell'area il più lesto è Di Pasquale,
che mette nel sacco per il meritato vantaggio dei lupi. Lanzillotta prende il posto di Rinaldi, poco dopo Terriaca per Scipol. Alla mezz'ora la palla calciata da Severini lambisce il palo alla sinistra di Grillo. Amiternina vicina al pareggio su calcio di punizione, ma la reazione degli abruzzesi, debole e inconcludente, si ferma qui. Anzi, nel finale arriva il raddoppio del Campobasso con Lucchese, subentrato a bontà 10 dal termine, a conclusione di una perfetta ripartenza dalla propria metà campo. Pantarotto deve inchinarsi per la seconda volta al Selvapiana. L'Agnone di Misura cede al Fano l'intera posta in palio, pochi spunti degni di nota per il Molisani al cospetto dell'Alma. Terza vittoria consecutiva dell'Alma Juventus Fano che batte l'Agnonese a domicilio, l'Agnonese del indimenticato bomber Tommy Marolda. Subito all'avvio con la formazione agnonese, il tiro dalla distanza di Manzo, è pronto il bravo portiere Marco Antonini che si salva in corner. 33esimo, Sivilla a fare le prove generali del gol, il destro dal limite, la palla a lato sulla punizione di Borrelli. 35esimo, il gol di Gucci, proteste della compagine allenata da mister Palucci per un tocco di mano, almeno a sentire gli agnonesi, di Gucci, che colpisce in verità di testa e manda in visibilio la curva. La mitragliata alla Battistuta è un marchio di fabbrica. Decimo centro per il Re Leone di Bagno a Ripoli e Alma in vantaggio. Il tempo si chiude con Marolda che avrebbe l'opportunità per pareggiare, ma il destro viene strozzato e Marco Antonini non ha problemi a parare. Un primo tempo vivace sicuramente è dir molto, fa da contrattare una ripresa veramente amorfa e povera di occasioni. Al 17esimo entra Marianeschi, molto positivo, ed esce Gucci, la dimostrazione che il rombo è sicuramente più preferibile del tridente, ancora con molte pause. 31esimo, punizione per l'Alma con Ambrosini che batte sulla barriera, poi il tiro di destro di Ambro, la parata di Mancino. 33esimo, esce un positivissimo Ambrosini, applaudito dal pubblico, entra Sartori che poi nel finale sarà protagonista di un gesto increscioso e lo vedremo. 39esimo, Sivilla cross da sinistra, Sartori non arrivava alla correzione, la Samba va al doppio vantaggio al Dei Marsi e Sartori al 42esimo colpisce con una gomitata un avversario, rosso diretto su segnalazione dell'assistente, e le reiterate proteste di Sartori non preludono a nulla di buono. Nel finale il forcing dell'Agnonese, che in realtà non si vede mai dalle parti di Marco Antonini, è sterile e l'Alma può gioire. Nel calcio a 5 nazionale, largo successo dell'Isernia nel derby sulla Win Campobasso nel girone della Serie B. Pentri surclassano gli avversari al Palafraraccio per 9-2 e si collocano a metà della classifica in vetta ai romani della Capitolina Marconi. L'altra molisana, la Sciaminade, coglie un pareggio 5-5 contro il Capurso e sale a 12 punti. Il girone F è comandato in testa dal Barletta con 34 punti. E riesce a conquistare solo un punto nello scontro diretto casalingo contro il Maiel, Europea 92, che così scivola in classifica al penultimo posto, anche se la distanza dalla zona salvezza si accorcia vista la netta sconfitta del Frascati. Contro la squadra pugliese le Sernine hanno dato vita ad una partita a corrente alternata, costellata da troppi errori in battuta ed in attacco, ma comunque piena di grinta che ha consentito di portare a casa almeno un punto. La stagione ciclistica riprenderà in Molise agli inizi di marzo. La prima gara in programma per la mountain bike sarà la Gran Fondo del Basso Molise per il 6, secondo appuntamento il 12 giugno per la Luna Park di Monte Vairano in prossimità di Busso, gara giunta alla seconda edizione. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.